Per noi era importante prepararci, vedere un po' quali sono, qual è il nuovo gioco, soprattutto senza Marrocchi. E sono state due buone partite, sicuramente possiamo ammetterlo che il portiere loro è qualcosa di straordinario. Io non penso che... Permettete di aggiungere i due portieri, sì, perché anche... Anche quando è entrato il secondo portiere abbiamo sbagliato troppi tiri facili, anche non abbiamo giocato benissimo secondo me e non abbiamo giocato benissimo in difesa. Abbiamo regalato dei gol su respinta, siamo partiti in anticipo in contropiede, siamo stati un po' larghi, però devo anche dire questo, che il primo tempo abbiamo giocato bene, siamo sempre arrivati a tirare e il portiere di loro ha fatto super parate. Ma ok, a parte questo... Buone indicazioni da queste due partite con una ottima squadra. Sì, è un'Italia che comunque, credo Riccardo, si sia preparata al meglio di quelle che sono attualmente le possibilità, giocatori che arrivano a margine, a termine di una stagione molto faticosa, il clima non aiuta chiaramente una perfetta preparazione, fa tantissimo caldo, immagino lo stesso caldo troverete anche lì in Algeria, però ecco, la compattezza del gruppo, la coesione, anche insomma, la determinazione mostrata soprattutto dai più giovani sono segnali davvero molto incoraggianti. Sì, partiamo proprio dalla fine, hai detto proprio bene, nonostante non abbiamo giocato bene, ancora oggi la squadra ha voluto reagire, era proprio determinata a ottenere un risultato che stava sfuggendo, perché stavamo meno 3, forse anche meno 4. Riguardo la preparazione bisogna essere contenti, perché siamo in un periodo in cui non tutti i giocatori hanno lo stesso livello e non si può spingere, perché bisogna un po' pareggiare con quelli che hanno terminato un po' tanto tempo fa. In Algeria farà caldo come qui, ma speriamo nell'aria condizionata dei palazzetti. Ecco, l'ultima considerazione su quella che sarà la gara d'esordio che vedrà l'Italia contrapposta all'Egitto, che immagino possa considerarsi forse l'azione favorita per la conquista dell'oro, anche per il fatto che affronteranno le squadre africane questo impegno con grande motivazione, non soltanto perché si gioca nel loro continente. Sì, sicuramente l'Egitto non è sulla carta, è la più forte squadra nordafricana. E sappiamo che verranno al completo, adesso non so sinceramente contro di noi se daranno un po' di riposo ai giocatori che hanno fatto la Champions, la Final Four in questo momento. È poco interessante, dobbiamo affrontare ogni partita per giocarla al meglio e vincerla. Non dico che l'Egitto, lo so che è un po' alla fuori partita, non bisogna essere ipocriti, però questo ci aiuta a avere una terza partita oltre a queste due con l'Algeria, che poi ci dà l'agonismo che è necessario per poter vincere le altre partite.